Proviamo anche con Dio, non si sa. Piccole grandi donne, piccole grandi attrici, ormai sorelle, Sofia e Carlotta, rispettivamente l'Arminuta e Adriana, protagoniste del film del regista Giuseppe Bonito, tratto dal romanzo Premio Campiello 2017 di Donatella Di Pietrantonio. Ospiti di Rete 8 Il Centro, ieri, nella diretta condotta da Anna Di Giorgio e Andrea Mori, con Ilenia Gifuni, che ha raccolto le tante mail arrivate sui social e la supervisione tecnica di Andrea Di Fabio, le due ragazze si sono raccontate al pubblico e ai fan, rispondendo a mail e telefonate tra una marea di complimenti. Per entrambe la voglia di continuare a recitare. La trasmissione, oltre che su Rete 8, è andata in diretta Facebook sul centro rete8.it. Sofia Fiori ha 14 anni e frequenta la quarta ginnasio del liceo classico Pantini Pudente di Vasto, con cui c'è stato un collegamento video grazie alla dirigente Anna Orsatti, e Carlotta De Leonardis, di 9 anni di spoltore, frequenta la quinta elementare del circolo didattico Balbino del Nunzio. Anche in questo caso contributi filmati grazie alla dirigente Nicoletta Paolini. Le due ragazze hanno raccontato così la loro esperienza. È arrivato questo messaggio dove c'era appunto la possibilità di fare questo provino, e allora ho detto vabbè, proviamo. È stato il primo giorno di casting dove io mi sono presentata, e poi dopo più o meno un mese mi hanno richiamato e ho fatto altri provini, però a Pescare, non più a Vasto. E a distanza di un mese sono iniziate le riprese, quindi soprattutto le prime settimane, i primi giorni sono stati impegnativi, perché era tutto nuovo, tutto diverso, quindi è stata completamente un'altra realtà. Per Carlotta? Io invece a mia madre l'hanno taggata su un social in cui praticamente c'era scritto appunto di questo provino al Media Museum di Pescara. La prima volta non ci sono potuta andare, però un po' di giorni dopo sono tornata e ci sono andata, e ci hanno fatto fare vari provini e alla fine dopo mi hanno comunicato che ero stata scelta per il film. È stato stranissimo all'inizio, perché non me lo aspettavo così, non mi aspettavo che ci fossero tutte quelle persone dietro a una semplice camera, e soprattutto per quelle scene è stato, come ho detto prima, complicato, quindi ci sono state emozioni contrastanti, ecco. Carlotta? Io ero un po' in ansia, però dopo un po' di tentativi, cioè, come ha detto lei, non sapevo che dietro a una scena soltanto c'erano tutte queste persone, quindi ho pensato, immaginiamoci per tutto il film quanto lavoro ci deve essere, perché già con una giornata c'è stato tantissimo lavoro. Penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai.